I forum didattici nella formazione permanente e continua. I forum nella formazione hanno un focus, un argomento che è specifico. Il tutor posta il thread di discussione, i corsisti, docenti o allievi che siano, devono rispondere ai thread del conduttore. È consigliabile non aprire altri thread per facilitare la lettura e la coerenza della discussione. Queste sono brevi istruzioni al volo. Facciamo un esempio. Nel gruppo di lavoro è presente un forum. Come vedete dall'icona, le piattaforme di e-learning. Siamo in ambiente Moodle. Il tutor posta il primo thread, aggiungi un argomento di discussione e l'argomento potrebbe avere come titolo, come oggetto, la tua esperienza sulle piattaforme. Mettiamo un contenuto. Quali piattaforme di e-learning utilizzi nella didattica? E potrebbe anche selezionare la casella invio email immediato, comunque il tutor invia al forum. Ok, continua. E voi vedete ora che nel forum compare il thread di discussione iniziato dal tutor. Cosa fa ora il corsista? Apre il thread del tutor. E clicca su Rispondi. Quindi risponde, adesso non metto neanche il titolo, non metto neanche il contenuto, risponde alla domanda del tutor e invia al forum. Ecco, questa è la risposta che è stata data alla domanda del tutor. Ok? Vedete, questa è la domanda fatta dal tutor e questa è la risposta dell'ipotetico studente, in questo caso sono ancora io. Ok, riandiamo sul thread iniziale. Il corsista non deve aggiungere un argomento di discussione nuovo perché complicherebbe il forum e lo renderebbe poco coerente. Buona giornata.